Ogni giorno Arturo va a lavorare col sorriso sulle labbra nella casa di riposo Svartedalens a Göteborg in Svezia. Arturo lavora qui da più di 20 anni ed è specializzato nell'assistenza ai malati del morbo di Alzheimer. Un lavoro non facile che non abbiamo filmato per discrezione su sua richiesta. Ma l'anno scorso la sua vita è cambiata. È stato selezionato nell'ambito di un esperimento di ristrutturazione dell'orario di lavoro. Non sono più stressato come prima. Ho conosciuto dei nuovi colleghi. Ci aiutiamo a vicenda per pianificare meglio il lavoro e siamo più allegri quando lavoriamo. Sono anche un padre single, ho figli piccoli che non ho più bisogno di spingere ad andare a scuola di fretta la mattina. È tutto molto più rilassato. Penso di essere diventato un papà migliore, oltre che un miglior assistente sanitario. Le giornate lavorative degli 82 assistenti sanitari sono passate da 8 a 6 ore a pari salario. Un programma voluto dall'amministrazione comunale di Göteborg. I dipendenti ora sono molto più efficienti, ci dice la direttrice dell'istituto, e più disponibili nei confronti dei residenti. L'atmosfera è più rilassata. Abbiamo molte persone qui che soffrono di demenza. Prima, quando c'era troppo stress, erano sempre nervose. Oggi si percepisce chiaramente che sono più tranquille. Abbiamo anche assunto personale, creato posti di lavoro e abbiamo molte meno assenze per malattia. Göteborg è la seconda città di Svezia ed è anche una di quelle che presentano i tassi più elevati di assenteismo e di burnout. La giornata di 6 ore è quindi anche un modo di cercare di risolvere il problema, ma la questione qui è molto politicizzata. Lanciato su iniziativa della maggioranza di sinistra del precedente consiglio comunale di Göteborg, l'esperimento nella casa di riposo di Svartedalens dovrebbe concludersi quest'inverno. La leader della nuova maggioranza di destra al comune è del tutto contraria all'idea di prolungare il programma e per lei è fuori discussione estenderlo ad altre realtà. Abbiamo 53.000 dipendenti al comune di Göteborg. Se dovessimo far lavorare questi 53.000 per 6 ore con un salario di 8 ore, faccia lei i calcoli. È la nostra grande sfida per il futuro è di reclutare nuovo personale. Perciò, se paghiamo dei dipendenti per non lavorare, non ci saranno più soldi per assumere altre persone. Abbiamo bisogno di più mani, abbiamo bisogno di più gente che lavori e abbiamo bisogno che lavorino più a lungo piuttosto. L'esperimento al suo avvio ha in effetti prodotto un aumento del 20% dei costi per il comune, ammette il leader del partito di sinistra in consiglio comunale, che però è convinto che gli effetti positivi si vedranno sul lungo periodo. Se consideriamo l'economia del settore pubblico nel suo insieme, vediamo che si creano nuovi posti di lavoro, si riducono le assenze per malattia e la qualità delle cure migliora. Questo, di fatto, dimezza i costi. Per me è una tappa naturale sulla via del miglioramento dell'ambiente di lavoro e della creazione di un mercato del lavoro più sostenibile, dove si lavorerà più a lungo e si starà meglio sul posto di lavoro rispetto ad oggi. Accorciare l'orario di lavoro può rivelarsi redditizio anche sul breve periodo. È quanto avviene in questa concessionaria d'auto da ormai una 15 anni. Su 112 dipendenti, 13 incaricati delle attività più logoranti sono passati dalla giornata di 8 ore a quella di 6 senza riduzione di salario. Una decisione di cui il direttore della compagnia non si è mai pentito. Abbiamo cominciato nel 2002 perché avevamo lunghi tempi d'attesa per i nostri clienti e volevamo ridurli. Abbiamo raddoppiato il numero delle persone nelle officine, ma abbiamo anche incrementato le vendite e i profitti.
Abbiamo orari d'apertura migliori e questo ci porta più clienti e una situazione vincente per noi, per la compagnia e per i clienti. Il primo anno le vendite sono schizzate verso l'alto del 25% per poi stabilizzarsi. I costi delle assunzioni sono stati ampiamente ammortizzati e sono stati anche introdotti dei premi di produttività. Il tasso di soddisfazione è ai massimi livelli. I guess we're more effective. Mi sembra che siamo più efficienti, lavorando 6 ore invece di 8. In pratica portiamo a termine lo stesso lavoro, ma in 6 ore. Ho così tanto tempo libero che posso fare un mucchio di cose. Posso andare in palestra, fare la spesa ed essere comunque a casa per le 3. E la mia giornata è finita. Per me è ottimo. Non tornerei a lavorare 8 ore, nemmeno con un salario più alto. Se dovessi scegliere, mi terrei le 6 ore. Concludiamo la nostra visita di Göteborg con l'ospedale universitario. Il reparto di chirurgia ortopedica, che in passato presentava alti tassi di burnout, un anno e mezzo fa ha accorciato le giornate lavorative. Il nostro appuntamento ha rischiato di essere annullato all'ultimo momento, giornate di 6 ore forse, ma giornate intense. Il personale oggi è oberato di lavoro. Nelle 7 sale operatorie passano una 40 di pazienti al giorno. Gli effettivi sono stati rinforzati. Un centinaio di persone lavorano qui a tempo pieno, organizzate su 2 turni. La mia vita è più facile ora perché ho un reparto ben coperto dal personale. Prima avevamo molti infermieri a gettone e spesso eravamo costretti a chiudere le sale operatorie. Abbiamo allungato l'orario di apertura circa 2 ore e mezza in più per sala operatoria. Questo fa sì che adesso abbiamo a disposizione molte ore e possiamo fare di più. In effetti il numero degli interventi è cresciuto del 20%. Si prevede che i costi delle assunzioni saranno ammortizzati nel corso dei prossimi mesi. I vantaggi per i dipendenti sono evidenti. Ho tempo per riposare, per fare sport, che per me è necessario per poter fare il mio lavoro senza farmi male. E non bisogna redigere troppi rapporti per i colleghi e nemmeno uscire per pranzo. Basta venire qui, lavorare 6 ore di fila e poi hai finito. Una riorganizzazione del lavoro che riflette anche le nuove aspirazioni per la società di domani. Oggi i giovani non vedono il lavoro nello stesso modo dei nostri genitori. Al giorno d'oggi forse non consideriamo il lavoro come l'elemento più importante della vita. Vogliamo fare cose, realizzare progetti nel nostro tempo libero ed è in questi progetti che ci identifichiamo più che nel lavoro.